Buonasera, buonasera a voi. Allora, oggi nel video del pomeriggio vi ho promesso che vi avrei parlato di Raffaella Carrà. Sapete che è venuta a mancare ieri pomeriggio, quella che è stata indubbiamente un'icona della televisione italiana. Ma ecco, però non voglio parlare di Raffaella Carrà come magari qualcuno si potrebbe aspettare. Parlando della sua carriera, del fatto che fosse molto conosciuta anche e soprattutto all'estero, in Spagna, in Sud America, e che insomma è stata così un personaggio tra i più conosciuti all'estero per quanto riguarda il nostro paese, che ha dato lustro a quello che è stato. Diciamo così, l'intrattenimento alla televisione, i programmi televisivi che lei ha condotto sia in Italia che in Spagna. Era poi un artista, diciamo completo, una vera e propria showgirl. No, io voglio, vederla da un altro punto di vista. Voglio parlare del fatto della enorme ipocrisia che c'è sempre dietro, queste situazioni, no? In particolare per quanto riguarda, la televisione, quindi magari i colleghi, e per quanto riguarda anche, la stampa. Ora, si affrettano sempre tutti quanti, a sottolineare quelle che erano, così, le doti, di Raffaella Carrà, quello che è stato l'esperienza che magari hanno vissuto con Raffaella Carrà. E in mezzo a tutta questa gente ci sono quelli che in realtà, quando era in vita, l'hanno odiata, quelli che l'hanno amata, quelli che gli sono state amiche e altre che sono state rivali. E questo è normale nel mondo dello spettacolo, un po' meno, come sottolinea oggi la stessa Eder Parisi, la showgirl italoamericana, che diceva che ci sono appunto molte persone ipocrite che attaccavano anche pesantemente quando era in vita Raffaella Carrà, ed ora che Raffaella Carrà ci ha lasciato, cambiano radicalmente atteggiamento, e si riferiva ad alcune persone, ad alcune colleghe, ovviamente, di Raffaella Carrà. Ora io però voglio affrontare il tema anche da un'altra prospettiva. Io credo che adesso avviene ancora di più, ma avveniva anche in passato, che i personaggi che facevano carriera non era una cosa casuale. Ora voi dovete sapere, ma credo che lo sappiate abbastanza bene, che sia nel mondo della televisione, in generale dello spettacolo, e in qualche volta anche nel mondo dello sport, se tu non hai una forte spinta da parte di chi ovviamente conta, tu non arrivi a fare una carriera brillante. Tu puoi avere magari delle grandi qualità, ma appunto se non hai una grande spinta, a questo risultato tu non ci arrivi. E spesso arrivi ad avere delle forti spinte se tu chiaramente sei dalla parte del sistema. Questo avveniva in passato e avviene ancora di più nei giorni nostri, ai giorni nostri. Se invece sei contro il sistema, è difficile che tu possa fare carriera. Noi abbiamo avuto anche nel mondo dello spettacolo molti esempi negli ultimi anni, dove magari artisti anche molto validi non sono riusciti ad ottenere grandi risultati oppure sono stati allontanati. Ad esempio, è molto emblematica in queste ore la posizione di Lorella Cuccarini, no? Che da qualcuno in queste ore è stata attaccata. Perché secondo alcuni lei che adesso ha scritto che voleva molto bene a Raffaella Carrà, che per lei era un esempio, che in famiglia se ne parlava spesso, adesso viene attaccata perché qualcuno appunto dice che
è ipocrita, che in passato ha avuto modo di avere anche dei conflitti abbastanza violenti con Raffaella Carrà, ed altri che invece la difendono, dicendo che la Cuccarini è proprio un esempio di colei che si è posta contro il sistema, tanto da perdere il posto di lavoro. Tutti sanno che conduceva una trasmissione, ha perso questo contratto, infatti non è più, se avete fatto caso, negli ultimi mesi in Rai. E poi ci sono altre situazioni di cantanti che noi conosciamo che ormai sono stati messi fuori dalla Rai stessa. Uno per tutti, posso citare Povia, ma potrei citare anche le difficoltà che ultimamente ha avuto Ruggeri, perché appunto quando sei contro il sistema poi diventa difficile il poter lavorare. E quindi vengo al vero discorso che volevo farvi stasera. La comunicazione che vediamo ultimamente, i personaggi che riescono a fare ultimamente carriera, e lo vediamo da Fedez, Achille Lauro, gli stessi Maneskin, in fondo parlano tutti uno stesso linguaggio. Ed è abbastanza semplice pensare che ci sia dietro una strategia, non da parte di questi soggetti che semplicemente sono pilotati da qualcuno, ma appunto da parte del sistema che ha interesse che passi un certo linguaggio, un certo messaggio, e che questo coinvolga in particolare i giovani. Ecco, questo è un po' quello che io ci vedo dietro anche rispetto al fatto dei commenti che ci sono stati in queste ore alla televisione, sulla stampa, a proposito della morte di Raffaella Carrà. C'è chi le ha dato contro, chi era a favore, chi in passato l'ha attaccata, ma sicuramente è molto probabile che la stessa Raffaella Carrà abbia potuto fare un certo tipo di percorso, un certo tipo di carriera, perché evidentemente era dalla parte dei personaggi giusti, no? Da Buoncompagni, ad esempio, no? Ricordiamo tutti questo personaggio della televisione che ha avuto un ruolo molto importante negli anni 80. Ora, è evidente che comunque è stata una grande artista che ha riscosso successo in tutto il mondo, mentre adesso ci sono anche personaggi che non solo artisticamente dicono pochi, ma che appunto sono assolutamente guidati, si può dire quasi teleguidati, dal sistema, e i messaggi che mandano sono messaggi assolutamente del sistema. Con questa riflessione vi lascio, vi auguro una buona serata e ci vediamo domani.